Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola, al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Siamo giunti a martedì 7 aprile 2020, martedì della Settimana Santa, Vangelo di San Giovanni, capitolo 13. Il Vangelo di oggi ci colloca direttamente al momento dell'ultima cena, al momento dell'annuncio del tradimento di Giuda. Cosa possiamo dire per la nostra vita? Cosa possiamo dire della vita di Gesù leggendo questo Vangelo? Il tradimento che porterà Gesù a morire avviene dall'interno. Nessuno è mai riuscito a mettere le mani su Gesù dei suoi nemici, se non Giuda, che lo ha consegnato. Gesù si lascia consegnare solo da chi lui ha scelto e amato. Abbiamo un potere grande sul Signore, vedete? Quello di poterlo consegnare. Consegnare a che cosa? Lo consegniamo, in questo caso è stato consegnato alla morte. E allora c'è da pensare, da riflettere. Giuda non rimane minimamente colpito dalle parole di Gesù, perché Giuda sapeva benissimo quello che stava per fare, quello che voleva fare, quello che aveva in cuore. E quella frase di Gesù, quello che devi fare, fallo presto, per lui diventa chiarissima, perché sa cosa voleva fare. Quel tradimento che aveva maturato, che aveva pensato, che aveva riflettuto, oramai sta per diventare realtà. Vigiliamo molto sui nostri pensieri, vigiliamo tanto, perché è da lì che poi nascono le azioni più belle e più brutte. E quindi siamo proprio chiamati a vigilare tantissimo, ad avere pensieri belli, pensieri santi, pensieri veri, pensieri giusti. Perché i pensieri brutti, i pensieri di dubbio, di sospetto, di tutte quelle cose lì, portano sempre prima o poi al tradimento. Quando cominciamo a coltivare nel cuore il dubbio, il sospetto, il rancore, il risentimento, prima o poi arriviamo anche noi al tradimento, è una legge,
è una legge, guardate. E allora abbiamo questa scena bellissima di Giuda che nel cuore sta portando avanti tutti questi pensieri di morte, e poi Giovanni che invece si china sul petto di Gesù e gli fa quella domanda. Bellissima questa scena, no? Una scena stupenda. Ci dice dell'intimità profonda tra Gesù e Giovanni, ci dice di questa via preferenziale di Giovanni con Gesù, di questa amicizia profonda, di questo amore vero, di questa delicatezza che si era creata tra loro due, tale per cui Giovanni compie questo gesto. Un gesto tutt'altro che scontato e tutt'altro facile da fare. Provate voi davanti ad altre 10 persone a una cena, compiere un gesto del genere. È difficilissimo. È difficilissimo. Perché comunque sembra quasi fuori luogo, no? Secondo la nostra mentalità, quasi fuori luogo vedere un gesto del genere. Invece quando si ama sempre, siamo ovunque. Quando si ama in ogni circostanza. Come dicevamo ieri, non si fanno conti o calcoli, si ama, fine. E si ama davanti a chiunque, perché l'amore è fatto così, l'amore è vero. Quindi viene rivelato il nome del traditore, sempre dentro questo bellissimo atteggiamento di Gesù che lo preserva, perché di fatto lo capisce Giovanni chi è, ma gli altri non capiscono, non riescono a intendere, rimane ancora tutto oscuro, rimarrà oscuro fino alla fine. Qualcuno mi ha chiesto: ma perché Gesù chiama amico Giuda anche al momento del bacio finale? Stante tutto quello che abbiamo detto dell'amicizia, perché lo chiama amico? Ma perché Gesù è fatto così? Gesù ci scommette sopra fino alla fine. Cioè, Gesù Gesù è l'amore puro, purissimo. Quindi lui scommette sull'uomo, sull'amicizia, fino all'ultimo istante. Penso che l'avrebbe chiamato amico anche dopo la consegna, il bacio, il tradimento, se Giuda fosse tornato. Se Giuda fosse tornato si sarebbe sentito chiamare altro che amico. Gesù è fatto così e lo preserva, vedete, lo preserva sempre dalla reazione degli altri. Non lo dice chiaramente che è lui, lo tiene sempre un po' nascosto allo sguardo degli altri, la comprensione degli altri. Gli altri lo capiscono alla fine, quando ormai è troppo tardi. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce arriva. Ma non dice mai il nome. Cioè, alla fine di tutto si capisce chi è. Perché lo vuole salvare, vuole dare la possibilità fino alla fine, lo vuole salvare dall'ira, immaginatevi Pietro, ma non solo lui, anche Boanerges, dall'ira degli altri. E poi c'è questa frase finale di San Pietro, questa espressione finale dove lui dice che anche lui vuole andare dove va Gesù. Lui è un po' l'impulsivo, no? È quello delle fiammate, dei fuochi che si incendiano subito, è quello del tutto subito, no? Darò la mia vita per te. Ma era sincero Pietro in questo momento. Era molto sincero, davvero ci credeva in questa cosa, sicuramente. Darò la mia vita per te. Lui la sua vita la vuole dare davvero per il Signore, solo che poi lo scandalo della croce, lo scandalo della reazione di Gesù alla persecuzione e alla flagellazione e al processo e quant'altro, tutto questo scandalo diventa fortissimo, no?
Tra l'altro ho letto stamattina, ma non ho potuto approfondire perché non avevo tempo, mi è arrivata questa notizia da un fedele che il cardinal Pell è stato prosciolto dalle accuse. Ecco, non so se è vero, come è vero, quanto è vero, bisogna appunto, è molto presto, adesso non ho avuto il tempo di andare a verificare, ma se è vero, se le cose stanno così, andate a contare dal primo giorno che quest'uomo è stato preso e incarcerato fino ad oggi, quanto tempo è passato, quanti giorni sono passati. Notate, da quel giorno a oggi lui non ha più potuto celebrare la Santa Messa. Il cardinal Pell in carcere è stato rinchiuso in isolamento per tutti i giorni di questa accusa infamante e non ha più potuto celebrare la messa. Immaginatevi quest'uomo come uscirà da questa esperienza. Noi non possiamo immaginare, non possiamo immaginare questa cosa, neanche lontanamente. Cosa vuol dire stare incarcerati? Io voglio proprio fare, oggi se la notizia è vera, voglio proprio contare i giorni. Quanti giorni quest'uomo è stato in carcere, innocente, perché se l'hanno prosciolto è innocente. E questo vi fa vedere la giustizia degli uomini, no? Quanto è precaria. Lo hanno condannato come colpevole e adesso lo prosciolgono da tutte le accuse. È terribile. E quanti si sono schierati contro di lui, quanti ne hanno detto di tutti i colori, quanti lo hanno accusato. Questi giorni, chi è che glieli ridarà adesso? Questa sofferenza, chi è che gliela tirerà via dal cuore? Questa esperienza terribile che ha vissuto, chi è che gliela come dire, la risarcirà, ma non nel senso economico del termine, ma proprio nel senso umano. Questa è proprio l'esperienza. Viene rilasciato adesso, in tempo di coronavirus, capite? È incredibile. L'accusa infamante quando tutto il mondo non sapeva cosa fare, quindi addosso. Adesso viene rilasciato e vediamo se ci sarà spazio sui mezzi di comunicazione sociale per dire di lui, perché la gente è rimasta a lui è colpevole di reati infamanti. Adesso vediamo che trafiletti, se, quando e dove verranno detti in sua memoria, in sua difesa. Vediamo quanta gente si alzerà a dire: guardate che quest'uomo era innocente. Io ho voluto dirlo subito, appena me l'hanno detto ho voluto dirlo subito, senza neanche verificare se fosse vero, perché tempo non l'ho avuto, ma ho voluto dirlo subito perché se è vero va detto, se è vero bisogna far girare questa notizia, perché non c'è solamente il coronavirus a questo mondo, non c'è solo questo. Darò la mia vita per te. Noi ci lamentiamo perché un mese e mezzo, quello che è, che non abbiamo la possibilità di andare alla messa. Pensate lui, che non ha potuto celebrare, questo me lo ricordo molto bene, non ha potuto celebrare neanche il giorno di Natale. Pensate cosa vuol dire per un sacerdote, per un vescovo, non poter celebrare neanche il giorno di Natale, la messa. Chissà se si sarà potuto confessare, speriamo che il cappellano di là, almeno questo è stato concesso. In isolamento, sapete cosa vuol dire in carcere in isolamento? In carcere in isolamento vuol dire che tu non vedi nessuno. Tu non puoi vedere nessuno, non puoi parlare con nessuno. Nessuno. Sei tu solo con quattro mura. E non è un uomo che ha 40 anni, Cioè, anche una certa età. E non è che ha tutte le comodità che abbiamo noi in casa.
non è che può andare su internet a guardare, a vedere, a leggere, non è che c'è il telefonino e chiama via Skype le persone a lui amiche, nessuno. Cioè tu sei solo totale, come se tu fossi rinchiuso in una... di più che se tu fossi un eremita. Perché almeno lì sei libero e innocente, ti puoi muovere e andare a fare una passeggiata in mezzo ai caprioli. Lui no. Ecco, darò la mia vita per te. C'è chi la sua vita l'ha data per il Signore e la sta dando ancora. Gesù però dice, attento, perché è facile dire darò la mia vita per te. Di fatto, prima di quello che tu pensi, mi rinegherai 3 volte. Pietro perché lo rinnega 3 volte? Pietro lo rinnega 3 volte perché ha paura. Ha paura. Pensate il bene che gli voleva Pietro, ma non ce la fa, non ce la fa. Pensate il bene che gli voleva Giovanni, abbiamo appena detto, ma non ce la fa. Non ce la fanno ad arrivare fino in fondo. Di fronte a quell'uomo martoriato, nessuno esce dalla folla indistinta, usando anche l'irruenza di Pietro, va a spaccare su tutto. Nessuno esce con una lancia in mano. Sì, Gesù ha detto rimetti la spada nel fodero, ma sì, ma... cioè, dice Gesù, tu sei Gesù, fai Gesù. Io non sono Gesù e quindi io la spada la prendo. Poi mi sgriderai, vabbè, fa niente. Tanto una sgridata in più, una sgridata in meno, cosa cambia? Pazienza. Però intanto faccio qualcosa. Io non posso chiamare 12 legioni di angeli. Certo, uno dice, ma il progetto del padre, sì, ma Pietro non è che fosse dentro in chissà quale luce che poteva capire tutto quello che invece sapeva Gesù. Pietro vedeva le cose che vedeva, capiva le cose che aveva davanti agli occhi, come noi. E quindi uno dice, ma perché non fate niente? Perché nessuno fa niente? Quante volte perdiamo il tempo a piangere, ripiegati su noi stessi, invece di uscire a piangere perché il gallo ha cantato e tu ti sei ricordato le parole di Gesù e hai visto quanto il tuo amore è inconsistente, perché invece di andare fuori lì a piangere, come facciamo noi, no? Che ci ripieghiamo, cominciamo a piangere, a fare tanti versi. Ecco, perché invece di fare questo, Pietro non è uscito e non ha detto, vabbè, la spada non posso usarla perché non vuole. Va bene, pugni non li posso tirare perché poi mi sgrida anche quello, vabbè, uno dice obbediente, beato lui, meglio per lui, e va bene, esci e abbraccialo da dietro, questo lo può fare, ma Gesù mica ha detto che non poteva farlo, è lì che lo stanno per flagellare, lo stanno flagellando, esci e lo abbracci da dietro e metti la tua schiena al posto della sua. Pietro era un uomo forte, Cioè, per tirarlo via poi non è che fosse così semplice. Ma almeno l'hai fatto, poi non risolve niente, fa niente. Sarebbe morto lo stesso, pazienza. Però almeno hai fatto tutto il possibile. Hai fatto tutto quello che era nelle tue capacità di fare. Poi ti prendono, ti sbattono là, ti prendono, ti uccidono lì, ti prendono, ti ammazzano anche a te, va bene. Ma tanto sentite. Come meglio vivere, come meglio morire? Cioè, morire vedendo come ultimo volto il volto di Gesù che muore, beh, io penso che sia una bella morte. Tanto dobbiamo morire tutti prima o poi. Morire dicendo tutte le tue ultime parole al Signore, beh, è un bel morire. Morire in compagnia di Gesù che muore, bello. Bello, bello, sicuramente molto bello.
sempre meglio che morire da soli. Ma neanche Giovanni lo fa. Lui che era così intimo a Gesù, lui che era il discepolo prediletto, lui che... Ma neanche Giacomo, le colonne della Chiesa, no? Neanche loro. I Boanerges, i figli del tuono, tutti questi caratteri impetuosi, forti, decisi, Pietro, Giacomo e Giovanni, no? I prediletti. Niente. L'unica cosa che sanno fare è tirare fuori una spada, mozzare l'orecchio a uno. Gesù li sgrida, dice, li mette, va, via, viste. Scappano fuori tutti. Basta. Scappano persino nudi pur di scappare, lasciano anche il lenzuolo. E allora guardiamo la nostra vita, la vergogna che abbiamo a dirci cristiani, la vergogna che abbiamo a chiamare le cose col loro nome, a fare un segno della croce, a riconoscere Gesù davanti a questo mondo empio. In questi giorni riflettevo, dicevo, ma ti rendi conto la sfacciataggine di questo mondo? La sfacciataggine. Gente che va in giro senza la mascherina, senza coprirsi il volto, nonostante l'ordine ricevuto. È una sciarpa, diciamocelo, ce l'abbiamo tutti. Niente, tu te la trovi in farmacia, come mi hanno detto ieri, davanti a te. Senza niente in faccia. Te li trovi al supermercato. Un'altra signora mi raccontava che andate al supermercato, sono andati lì a richiamare questa tizia che non aveva addosso la mascherina e lei ha cominciato a far polemica, a borbottare, poi ha aperto la borsetta e ce l'aveva dentro. Dice, la vede questa? Eccola qua, la mascherina. L'ha presa, l'ha rimessa dentro e se n'è andata. La sfacciataggine di questo mondo empio. E noi dobbiamo aver vergogna di portare un crocifisso al collo, dobbiamo aver vergogna di dirci cristiani, dobbiamo aver vergogna di amare il Signore. No, dopo questa esperienza io penso che dobbiamo perdere ogni pudore, diventare spudorati nella nostra affermazione della fede, proprio spudorati. Dobbiamo perdere ogni falsa cortesia, ogni rispetto umano, ogni attenzione a... No, dopo questa esperienza, per quello che è venuto fuori, bisogna diventare di un chiaro pane, vino al vino. Si offendono? Problemi loro. Ti offendi? Vabbè, è passato Napoleone, passerà anche a te, come diceva la mia mamma. No, perché capite, non è giusto che la superbia, il mondo con la sua sfrontatezza, la sua superbia, la sua inciviltà, la sua maleducazione, la sua disobbedienza, vada in giro con la testa tronfia e il cristiano deve andare in giro con la testa bassa e le orecchie giù come i cocker. Non è giusto. Questo è radicalmente ingiusto. Basta farsi problemi inutili. Basta farsi problemi per ciò di cui bisogna essere fieri. Devo aver vergogna a mettermi in ginocchio a pregare, devo aver vergogna a fare la comunione in ginocchio, devo aver vergogna a dire il nome di Gesù, devo pensare 5 volte di fare il segno della croce, devo pensare di qui, devo pensare di là. Ma basta. Basta. Adesso basta. Guardando questa sfrontatezza, adesso basta. Adesso dobbiamo prendere e metterci a essere fedeli a Gesù fino in fondo. Senza dire darò la mia vita per te, perché poi sapete... Ognuno c'ha il suo gallo, eh? Siamo attenti perché ognuno c'ha il suo gallo nel pollaio, pronto, sempre pronto a tirare in alto il collo e fare il suo chicchirichì. Quindi stiamo attenti a dire parole, a fare promesse, giuramenti, a ipotecare il futuro, io farò, io dirò, io sarò. Calma. Io direi che la cosa più importante invece... come sempre ritirarsi in un grande bagno di umiltà e dire, Signore, io dico niente, io ti offro quello che posso offrirti istante per istante. Mi ricorderò di questo momento, di questa Pasqua, e mi ricorderò che devo impegnarmi ad avere fede in te, ad avere fiducia in te sempre, e a difenderti.
come il momento mi suggerirà, come lo Spirito Santo in quel momento mi suggerirà, ma non voglio più tacere, non voglio più nascondere il mio amore per te e soprattutto la mia riconoscenza a te. Mi ha colpito nei giorni scorsi sentire una persona di un paese che dicevano che era stato risparmiato dal virus e uno che dice ringraziamo la fortuna che siamo stati risparmiati, è questione di fortuna. Vedete? Vedete l'ignoranza? Vedete l'ingratitudine? Vedete? La fortuna non esiste. Non esiste la fortuna. Lo sappiamo benissimo che non esiste la fortuna. Cos'è la fortuna? Il niente. Non c'è la fortuna. Non è una dea. Non è un'entità che si muove secondo i suoi capricci. La fortuna non esiste. Esiste la provvidenza. Esiste la grazia. E invece di dire ringraziamo Dio che ci ha preservati, no, la fortuna. Anche in quel momento, la fortuna. Che fortuna! Un cristiano non dovrebbe mai avere in bocca la parola fortuna. La fortuna non esiste, così come non deve mai leggere un oroscopo. La stessa cosa, la fortuna non esiste, perché la nostra vita non è legata alle stelle. Noi non siamo i cavalieri dello zodiaco. Noi non siamo legati alle stelle, non siamo legati alle costellazioni. E noi non siamo legati alla fortuna. Noi siamo legati a Dio. A Dio, solo a Dio. Basta. Il Signore ci ha concesso di arrivare fin qui per grazia di Dio, per la provvidenza di Dio. È un dono di Dio, non della fortuna. Per fortuna. Che fortuna. Ma fortuna di che? Di niente. Auguro a tutti voi una santa giornata, un bel martedì santo. Vedo che il sole inizia già a splendere bello, inizia a diradare le tenebre della notte, a riscaldare un po'. Il cielo è bello limpido e terso, quindi vuol dire che oggi sarà una giornata bella come ieri, bella assolata. Godiamola fino in fondo, consumando, bruciandola in modo più bello ogni istante, offrendo tutto al Signore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.